Buongiorno, benvenuti, benvenute a tutti a questa 16ª edizione del Festival Francescano. Abbiamo già iniziato da qualche ora, siamo nel vivo di questa edizione con questo titolo e questo claim piuttosto impegnativo ma estremamente interessante, Attraverso ferite. Ringrazio Katy Latorre che accogliamo con un grande applauso, lei è bolognese doc, quasi posso dirlo, vero? Poi abbiamo scoperto anche che siamo giovani uguali, quindi magari ci siamo diversamente anche giovani diversamente uguali. E grazie davvero a chi si è già prenotato, per chi è attorno alla piazza potete entrare perché piano piano riempiremo tutti i posti. E ringrazio voi della presenza, vi ricordo che tutte le iniziative di questo festival sono gratuite e sono possibili grazie a tanti amici, amiche, benefattori e sponsor che ci sostengono, quindi poi vi ricordo che se avete piacere e possibilità potete anche voi contribuire, i ragazzi con la maglia dello staff arancione possono darvi le informazioni necessarie per poter anche voi portare la vostra donazione. Allora, con Katy Latorre oggi dialoghiamo, abbiamo detto che facciamo davvero una chiacchierata ma su un tema quanto mai attuale, quanto mai centrato rispetto al nostro titolo, a partire dal suo ultimo libro, Non è normale, se è violenza non è amore, è reato. Allora lo dico soprattutto per i più giovani, adesso leggo nella controcopertina, così non sbaglio, perché di te potrei dire tante cose, ma Katy Latorre è soprattutto avvocata e attivista per i diritti umani e civili, quindi ha fatto davvero del suo lavoro una passione, ma anche un lavoro estremamente importante nella difesa soprattutto appunto dei diritti civili, e oggi con lei parleremo soprattutto del tema della violenza di genere. Quindi lascio già a te la parola un po' per raccontarci come è nato questo testo dalla tua attività e poi piano piano. Allora, intanto ci diamo il buongiorno, è una bellissima mattina di sole, quindi Bologna ci ha regalato oggi un sole straordinario. Poi voglio dire anche che sono emozionata perché l'ultima volta che ho parlato in Piazza Maggiore ero dall'altra parte, era un comizio ed era prima che io venissi eletta consigliera comunale, era l'anno 2010, quindi parliamo di 14 anni fa, ed era una piazza gremita quando ancora la politica riempiva le piazze perché parlava evidentemente anche al cuore e non solo alla pancia delle persone. Fatta questa premessa, grazie al Festival Francescano per avermi invitata, voglio anche fare questa considerazione. L'incontro avviene se si superano i pregiudizi reciproci, imparatelo sempre, perché io appartengo a una comunità che ha sempre avuto una posizione poco dialogante con il mondo ecclesiale e viceversa, potremmo dire. Stavo per dirlo io. E tuttavia il mio incontro con la Chiesa e con le persone della Chiesa, perché la Chiesa è fatta prima di tutto di persone e come ogni cosa ci sono persone, no? Più buone, persone meno buone, persone più gentili, altre più ipocrite. A ogni modo il mio incontro è avvenuto grazie al Cardinale Zuppi tanti anni fa e poi alla parrocchia della Santa Annunziata e sostanzialmente io ho capito questo, che se non avessi oltrepassato i miei pregiudizi mi sarei privata di un incontro straordinario che era quello con delle persone che mi hanno insegnato tantissimo del Vangelo, delle parole gentili di quel Vangelo. Perché come ogni cosa ci sono tante pagine da leggere in un libro, no? E si possono leggere le pagine che condannano, mettono al bando qualcuno, oppure si possono leggere le pagine piene di amore. E quindi vorrei dire che, lo vorrei dire a chi ci sta ascoltando, gli incontri possono avvenire solo quando noi mettiamo da parte i nostri pregiudizi e accogliamo anche la differenza del punto di vista dell'altra persona. Ora veniamo al tema di questa giornata.
io ho incontrato anche la violenza e l'ho incontrata, per esempio, mettendo, ho incontrato nell'ultimo anno, parto da qui, della violenza commessa nei confronti di uomini, della violenza agita da donne o da uomini nei confronti di altri uomini. Ho seguito 7 casi di violenza in cui le vittime erano uomini. E se non avessi messo da parte il mio pregiudizio, che la violenza è solo nei confronti delle donne, quegli uomini sarebbero rimasti inascoltati non solo dalle forze dell'ordine, perché quando hanno provato a denunciare li hanno presi in giro, perché qual è l'uomo che non si sa difendere da una violenza di una donna? E sarebbero rimasti anche inascoltati da parte della giustizia. E questo per dire che erano uomini giovani e subivano violenza sia fisica che psicologica. E allora mi riallaccio a un tema. Nelle generazioni più giovani il tema della violenza, che è il tema anche della relazione possessiva, del controllo costante che si esercita anche attraverso gli strumenti tecnologici come la geolocalizzazione, controllo il telefonino, ti dico come ti devi vestire, dove devi andare, dove non devi andare, e appartiene a entrambi i generi. C'è una predominanza ovviamente nel genere maschile, ma ci sono anche delle ragazze che hanno la stessa identica idea, cioè il mio fidanzatino mi deve dire sempre dov'è. Voi che siete giovani, qualcuno di voi ha attivato la geolocalizzazione? Vedete, con i vostri genitori immagino. Tra di voi? Con loro, tra di loro. Coi fidanzatini? No, quasi. Ecco, amici. Hai visto? La geolocalizzazione l'avete attivata, vedete, loro hanno, avrete tra i 14 e i 16 anni? 14-16. Che cosa ci dicono? Che alcuni di loro hanno attivato la geolocalizzazione. E adesso chiedo a noi persone un po' più adulte, sapete che cos'è la geolocalizzazione? Cioè quando tu praticamente su Google Maps metti una funzione, o sull'iPhone metti una funzione per cui, sul telefonino metti la funzione per cui un'altra persona sa sempre dove sei, sempre. E questa è una delle pratiche più utilizzate nella popolazione dei giovani. E un giorno una mamma, Chiara, mi ha detto: come possiamo noi chiedere alle nostre figlie e ai nostri figli di non farlo tra amici e fidanzatini quando siamo noi genitori che lo chiediamo? Ecco, la violenza oggi è quello che noi ci ricordiamo della violenza, le botte, lo ius corrigendi. Vi ricordate, chi ha un po' di anni si ricorderà che, e chi ha un po' di anni si ricorderà che a scuola le maestre ti mollavano un ceffone come se niente fosse. A voi non è mai capitato? A me è capitato tantissime volte. Cioè era una pratica normale, perché comunque anche il diritto riconosceva quello che si chiama ius corrigendi, cioè il diritto di correggere il tuo comportamento pure con un ceffone. Quindi noi abbiamo avuto per tanti anni anche delle leggi che hanno facilitato che si potesse utilizzare. Immaginate il delitto d'onore, in cui tu potevi picchiare, sparare, ammazzare una donna che aveva in qualche modo disonorato la tua famiglia e ti facevi solo al massimo 3 anni di carcere. Ecco, tutte queste cose noi le ricordiamo, la nostra generazione, 40, insomma, baby boomer, pensa alla violenza come lo schiaffo, il no tu non esci, non vai a lavorare, no tu non lavori, lavoro solo io. Al sud è più frequente quella che si chiama violenza economica. Per i ragazzi e le ragazze più giovani, per le generazioni più giovani, la violenza è non tanto questo quanto le mille forme nel digitale che possono esistere di violenza, il controllo, eccetera, più il tu non ti vesti così,
Chi di voi non ha guardato su TikTok il trend del se no tu così non ci vai in discoteca, oppure i ragazzi dicono io in discoteca ci vado, la mia fidanzata in discoteca non ci può andare. Quindi questo libro raccoglie casi di violenza che vanno dall'offline all'online, perché sono cose diverse, e attraversa le varie forme di violenza che riguardano anche generazioni diverse. Mi permetto infatti di aggiungere, davvero di suggerire, soprattutto anche a chi è più giovane qua, ma questo fa sempre bene, proprio il fatto che nel cuore di questo testo Katie analizza proprio una per una tutte queste sfaccettature infinite che la violenza assume, che appunto noi più vecchi associamo fondamentalmente alla violenza fisica, ma che in realtà nel nostro mondo sta acquisendo davvero tante, tanti volti e tante differenze. Mi permetto di rilanciarti questo legame che tu hai fatto, perché mi sembra estremamente interessante, no? Tu inizi dicendo: la normalizzazione della violenza è un problema sociale. E subito crei questo legame fortissimo tra violenza e potere, dominio, sopraffazione. Quindi andando a anche no, a condividere che il tuo impegno nasce proprio dal desiderio di combattere l'ingiustizia. Quindi combattere la violenza non è solo combattere una dinamica, diciamo, che qualcosa che non si deve fare, ma è andare al cuore delle dinamiche di sopraffazione e possesso che spesso noi mettiamo in campo. Sì, allora, intanto faccio anche questa premessa. Da che cosa nasce questo libro? Il 22 gennaio del 2023 mio cognato Gregory è morto d'improvviso nel sonno, per cause a noi ignote, e mia sorella, che ha 2 anni più di me, è rimasta vedova, e i miei nipoti, che si chiamano Sofia e Vincenzo, sono rimasti orfani di questo papà. Io sono diventata da quel momento una figura che nel diritto proprio si chiama genitore intenzionale, cioè non sono miei figli biologici, ma io ne ho la tutela insieme a mia sorella, ok? Ed è come quando si fa un affidamento, no? Si diventa intenzionalmente, tra l'altro il primo a fare questo fu Don, non mi ricordo, nel 74 in Umbria, lo scrivo in uno dei miei libri, adesso ho dimenticato il nome, poi te lo faccio avere. E sostanzialmente cosa succede? Che io da zia divento anche una forma, diciamo, di genitore, quindi i miei nipoti, Sofia ha appena compiuto 17 anni, Vincenzo ne ha 13, iniziano a farmi delle domande che non sono più delle domande tipiche di quelle che si fanno la zia, cioè portami in discoteca, andiamo qui, eccetera, ma mi iniziano a fare delle domande che hanno a che fare anche con l'amore, con il consenso, con la violenza, con il sesso, con come dire, la contraccezione. Le prime volte io, vi giuro, non sapevo mai cosa rispondere, cioè ero completamente impreparata e non sapevo nemmeno come rispondere di fronte a delle domande che erano tipo: mia nipote la prima volta che mi ha fatto una domanda è stata questa, Nino, che è il suo fidanzato, il suo insomma fidanzato, la persona con cui si frequenta, dice: Nino non mi chiede mai, non mi dice mai che non mi devo vestire così o così, vuol dire che non mi ama? Io gli ho detto: no, vuol dire che, non so, è un ragazzo per bene. Cioè, ho detto: no Sofia, guarda che non è normale che ti chieda. Dice: no, però tutte le altre mie amiche mi dicono che i loro fidanzati gli dicono: così non te la, questa cosa non te la puoi mettere, devono mandare una foto prima di uscire di casa per far vedere come sono vestite, e loro dicono sì o no. E dice: a me questa cosa non me la chiede, vuol dire che non mi ama, vuol dire che non gli interessa? Io sono rimasta lì per lì, sono rimasta sconvolta, ho iniziato a fare delle ricerche e ho visto che era un trend, quello che si chiama romanticizzazione della violenza, cioè comportamenti violenti che stanno sotto al cappello del nome amore, no?
E allora ho iniziato a girare per le scuole e ho visto che questa era una cosa diffusissima in una generazione. Non ti puoi vestire così, non puoi uscire con le tue amiche, devi farmi vedere ogni 5 minuti il telefono. Un'altra cosa che mi ha domandato è stata: zia, ma quando per esempio ci mandiamo dei messaggi che sono un po' più, magari in cui ci facciamo vedere delle cose, e poi se questi messaggi li fa vedere ad altre persone? E allora io lì ho iniziato a documentarmi e ho detto: Sofia, usiamo i messaggi effimeri che non si possono screenshottare, e comunque non bisogna mai diciamo farsi delle fotografie riprendendo il viso o parti riconoscibili, perché così se dovesse diciamo malevolmente girare, tu puoi dire che non eri tu. E questo lo sto dicendo alle ragazze e ai ragazzi, lo sto dicendo ai genitori, lo sto dicendo ai nonni, cioè vi sto raccontando che queste sono le insidie dei nostri nipoti, delle nostre figlie, dei nostri figli, cioè quello del girare, no? L'immagine, farla vedere ad altri. E quindi questo libro nasce da che cosa? Una serie di domande che le amiche e gli amici dei miei nipoti mi hanno cominciato a rivolgere, e hanno a che fare anche con la violenza che magari a scuola subiscono, col bullismo. Per esempio, a volte una compagna di mia nipote mi ha detto, zia Katie, perché mi chiamano tutti zia Katie, ma è normale che il professore ci fotografi sempre? No, non è normale. E bisogna segnalare questa cosa alla dirigenza scolastica. E allora io ho raccolto per mesi questo insieme di cose che per loro mi domandavano se fossero normali. Poi ho iniziato a fare questo esercizio, spero di non annoiarvi se vi racconto la genesi di questo libro, poi ho iniziato a fare questo esercizio con altre generazioni e sono andata da altre persone, da amici, amiche della nostra età, ho detto: scusate, ma voi? E allora ho utilizzato anche la mia community, ho chiesto: ma scusate, ma vi è mai capitato? E molte persone mi hanno chiesto: è normale che mio marito o mia moglie mi hanno chiesto di mettere il GPS nell'auto, così loro possono controllare, di avere le telecamere in casa, perché così possono sempre controllare chi viene o chi non viene in casa. No, non è normale. Però se tu già domandi se è normale, vuol dire che hai il dubbio che lo sia. E allora, tornando alla tua domanda, sì, la violenza è una questione di potere. Cioè l'idea che qualcuno, indipendentemente dal suo genere, abbia il potere di controllarti, di determinare la tua vita, di usare violenza sul tuo corpo o sulla tua mente, di abusare di te in tutte le forme possibili. Perché se io sto lì a dirti dalla mattina alla sera che non sei buona a nulla, che non sai fare niente, che sei inutile, che non porti a casa manco i soldi, comunque sto abusando anche della tua mente. Quello che ne verrà fuori è una persona minata nella sua autostima fino all'inverosimile. Io conosco persone, donne, che per fuoriuscire da questo senso di colpa, di essere rimaste per anni in una situazione di violenza, ci hanno messo tantissimi anni. E conosco anche un paese che non mette a disposizione abbastanza risorse per la cura della salute mentale di queste persone, per le case rifugio dove queste persone possono stare, per un reddito di fuoriuscita dalla violenza. Perché concludo: se tu non hai i soldi per andare via di casa, tu continui a rimanere lì,
se tu non hai soldi per portare te e tua figlia, tuo figlio o chi che sia fuori dalla violenza, tu rimani dentro la violenza. E sfido chiunque a dire: ma perché non te ne sei andata? Ma perché hai sopportato tutto questo? Ma cosa fai? Finisci per strada? A me stamattina, mentre venivo qui, mi ha scritto una ragazza di 29 anni, mi ha detto: io vorrei fuggire di casa, abbiamo una bimba di 7 mesi, ma non ho i soldi e so che lui non mi darebbe una lira. Dove vado? Cosa faccio? E allora, chi si deve prendere carico di questo? Dobbiamo essere solo noi reti o deve farlo lo Stato? Perché è una forma di tutela. Noi non possiamo immaginare che quando c'è un femminicidio come quello di Giulia Cecchettin, che scuote il paese nella sua pancia perché Filippo Turetta sembrava il ragazzo dalla porta accanto, il figlio che potremmo avere chiunque, il compagno di università che potremmo avere chiunque, noi non possiamo pensare che annunciamo un decreto legge, annunciamo una legge nuova, introduciamo 20 nuovi reati, poi però non abbiamo il numero sufficiente di forze dell'ordine o abbastanza preparate per poter raccogliere le denunce, non abbiamo i giudici. Non abbiamo i giudici in numero sufficiente per poter ascoltare quelle vittime o processare quei processi, e non abbiamo le strutture per accogliere queste persone qualora volessero fuggire dalla violenza. Quindi, prima di fare gli annunci, bisogna dare a quelle leggi le gambe per poter camminare. Tu hai citato... Hai citato Gino Cecchettin, che io ho avuto l'onore di intervistare proprio come anteprima a questo festival, e proprio in quella sede lo ringraziavo perché nel suo testo lui riportava proprio il percorso personale fatto di apertura mentale rispetto a questa parola, che è un tabù a volte, che è femminicidio, cioè l'idea che la violenza, che le dinamiche di sopraffazione hanno sempre qualcuno che ha più potere di altri. In questo specifico noi partiamo dal fatto e dal dato di fatto della realtà che le donne spesso, in questo caso specifico in maggioranza, sono una categoria in qualche modo più esposta. E il termine appunto della violenza di genere che affronta Cati nel suo libro fa riferimento a questo, al fatto che se è vero che i dati ci dicono, come tu riporti, no, in maniera poi più precisa di quanto faccio io, gli uomini sono più esposti ai crimini violenti, è altrettanto vero che però le donne in grandissima maggioranza sono vittime di violenza da parte di persone di fiducia, familiari, confidenti, quindi c'è uno specifico nella violenza di genere e che tocca le donne. Che cosa ci puoi dire rispetto a questo? Perché io cosa dico? Allora, intanto dirò una cosa che verrà ripresa da quasi tutti i giornali, teniamoci pronti all'ennesima shitstorm. Allora, se continuiamo di questo passo, cioè se non capiamo che la violenza è una struttura di potere che va spezzata, noi tra 10 anni non solo parleremo di femminicidio, ma probabilmente parleremo anche di maschicidio, perché le dinamiche della violenza si diffondono come dinamiche del potere. E oggi, ok, parliamo di femminicidio perché sono donne morte per mano di uomini che non accettavano che quelle donne si potessero autodeterminare. Ma se la generazione Alfa e X ha una visione dell'amore che coincide con il potere, il controllo, nulla impedisce che tra 10 anni saremo qui anche a leggere di cronaca in cui un uomo viene ucciso, magari dal suo compagno o magari dalla sua compagna, perché ha deciso di prendere un'altra strada. Quindi il tema della violenza riguarda tutte le persone, perché ha a che fare con i sistemi di potere e il fatto che noi pensiamo che qualcuno abbia il potere di interrompere la vita di qualcun altro. Dopodiché io dedico un capitolo in questo libro e dico: dovete chiamarlo femminicidio. Sapete perché? Per una cosa molto semplice, non è ideologica. Quando una donna, in Italia sapete quanti omicidi ci sono all'anno? Dite un numero. 3.000. 1.000.
15.000, 10.000. Ok, allora in Italia ci sono all'incirca 310 omicidi, di cui in media tra i 130 e i 170 sono femminicidi. Cioè vuol dire che più della metà delle persone uccise in questo paese, quindi del complessivo totale degli omicidi, sono donne che muoiono per mano di uomini che non accettavano che queste donne avessero preso un'altra strada nella propria vita. E allora, perché è importante chiamarlo femminicidio? Perché se una donna muore investita sulle strisce pedonali, è irrilevante che sia una donna o un uomo. Il movente non è certamente il fatto che un uomo le volesse togliere la vita. È un incidente stradale. Non ci interessa indagare. È un omicidio colposo stradale. Ci siamo? Statisticamente noi lo dobbiamo chiamare femminicidio perché ha un movente diverso ed è la violenza degli uomini contro le donne. Quindi se io non lo chiamo femminicidio, non so il numero complessivo, non riesco a indagare il fenomeno e non riesco manco a rendermi conto che la mafia ammazza meno del femminicidio, perché la criminalità organizzata nel 2022 ha ucciso 21 persone, gli uomini che hanno ucciso donne perché erano o loro fidanzate, mogli, ex, che se ne volevano andare via di casa o si sono ribellate alla loro violenza, sono stati 169. Io non posso accettare che questa cosa non venga indagata e fotografata. Uno dice: ma i femminicidi sono 139, 140, e si immagina 140 su 10.000, ma quando mai 140 su 300 omicidi totali? Ma non è sconvolgente questo dato? Ma non bisognerebbe parlarne tutti i giorni sui giornali, nelle televisioni? Le televisioni, anziché far vedere Temptation Island e le loro relazioni tossiche, non dovrebbero raccontare anche questi dati? Perché se le persone non sanno quanto è rilevante questo fenomeno, ok, non riescono nemmeno a capire quanto è grave questo fenomeno. Ecco perché io dico sempre: ci vogliono le leggi che puniscono i crimini d'odio, quello anche contro l'omofobia, contro il razzismo, eccetera, perché se tu picchi una persona perché ti ha graffiato la macchina, è diversa che se la picchi perché sta camminando per strada, io sto camminando per strada per mano con la mia compagna. Il movente è diverso e uno Stato non può tollerare che qualcuno picchi o usi violenza nei confronti di qualcun altro perché quella persona ha una caratteristica personale che noi pensiamo di non condividere. Ma chi siamo noi? Dio? No, questo ha a che fare molto col divino. Io non mi posso sostituire a quel potere. È vero o non è vero? Cioè, chi sono io per giudicare? L'ha detto anche Papa Francesco. Chi sono io per giudicare la vita di un'altra persona, la caratteristica di un'altra persona? E finisco dicendo che oggi noi pensiamo che a essere discriminate siano magari le persone come me, gay, lesbiche, trans. Lo volete sapere tra le persone più giovani chi sono le persone più discriminate? Chi ha un corpo grasso? Chi non si può permettere quel paio di Nike di ultimo modello perché viene da una famiglia povera e la parola povertà è stata, sembra quasi una vergogna, è stata cancellata dal nostro vocabolario. Si chiama povertà ed è una parola che noi dobbiamo pronunciare perché se non la pronunciamo ce la dimentichiamo. E anche i ragazzi e le ragazze che magari hanno un disturbo dell'apprendimento, che magari hanno una neurodiversità, sono le persone più bullizzate a scuola e sono le persone anche più invisibilizzate, di cui io personalmente, che appartengo a un'altra minoranza, mi voglio prendere molta cura. Grazie Katie, perché appunto in questo allargamento che ci hai fatto ci fai comprendere come poi dietro questo tema c'è appunto il tema della sopraffazione che tutti
tutti e tutte possiamo in qualsiasi condizione esercitare o subire, che quindi non è solo una situazione di nicchia o che riguarda Chiara, pochi. Chiara, quante volte ti hanno detto? Adesso non posso pubblicamente. No, ma quante volte ti avranno detto, ma come, ti sei fatta suora? Sì, io ho insegnato per 6 anni in un liceo, la cosa più interessante era un liceo di montagna, quindi non tanto abituato al contesto cittadino, la cosa più interessante era quando scendevamo in città per fare, non so, teatro. E allora io scendevo con questi ragazzi che mi avevano già conosciuto vestita con quest'abito e attraversavo la città. Non posso ripetere perché sono una suora i commenti che mi arrivavano. La cosa più bella è stata vedere ragazzi come voi, che tendenzialmente non è che approccino una suora proprio con grande empatia, che mi difendevano, stupiti della valanga di pregiudizi, etichettature che arrivavano, e quindi cominciavano a dire, oh, ma lo sapete che gioca a basket, è un medico, e quindi, cioè, come dire, per darmi valore, no? Quindi anch'io gioco a basket, possiamo fare... Chissà quante cose troviamo in comune, capito? Fermiamoci qua. Allora, grazie, no, grazie davvero per questo allargamento, e vabbè, mentre parlavi mi venivano in mente tantissime cose, una parola chiave che ho trovato nel tuo libro, qualsiasi, cioè tu usi... per dire qualsiasi violenza, qualsiasi genere, qualsiasi caratteristica. Una cosa mi colpiva, pensando un po' anche alla platea che c'è qua, no? Città, Bologna, città universitaria, borghese, insomma, acculturata. A me non capita, io sono una donna che ho studiato, anche fisicamente non mi può succedere. Tu invece riporti nella tua esperienza il fatto che a subire violenza tante volte sono anche donne al di sopra di ogni sospetto. Beh, certo, ma soprattutto, perdonatemi, ad agire violenza sono uomini al di sopra di ogni sospetto, perché quelle donne sono le mogli o le compagne di giudici, imprenditori, grandi avvocati. Allora, io racconto nel libro che una delle vittime di violenza era un'avvocata, mia collega storica, e che quando lei mi ha raccontato questa cosa si vergognava terribilmente, perché proprio perché lei, no, doveva possedere gli strumenti giuridici, e è successo tanti anni fa, io ho dovuto smontare il mio stesso bias dicendo, ma come, ma tu, donna di legge che subisci violenza, ho dovuto smontare in maniera precisa questo mio stesso pregiudizio. La violenza, quando si dice che è un fenomeno endemico, vuol dire che colpisce chiunque, in qualsiasi classe sociale, con qualsiasi tipo di background, e anzi è proprio nelle mura di quelle case in cui c'è ricchezza, lusso, borghesia, intesa nel senso, diciamo, così economico del termine, ma anche sociale, è proprio in quelle mura che si consumano episodi di violenza che sono più difficili da stanare, perché una persona che sta subendo violenza e magari è sposata con, è successo, un magistrato, o magari è sposata con un grande imprenditore. Io ho fatto poco tempo fa un panel con Differenza Donna, in cui, anzi no, con una nessuna 100.000, in cui a raccontare di subire violenza era questa donna sposata con un notissimo imprenditore romano, e lei ha detto, io vivevo in questa gabbia d'oro, no? Cioè auto di lusso, borse di lusso, eccetera, eccetera, ma quando eravamo chiusi nella camera da letto, non solo io subivo violenze sessuali, ma io subivo continuamente violenza psicologica e violenza fisica, oltre ad accompagnata dalla violenza economica, che è tutto quel io ti do, però poi dopo cosa ti chiedo in cambio. Questa donna ci ha messo 17 anni perché si vergognava terribilmente, no? E anche si vergognava di avere un privilegio e di cioè, come dire, della serie, io ho un privilegio, lascio questa vita, e a che costo? Io mi ricordo che le ho detto a cena, le ho detto, perdonami, però scambiare un privilegio con la fuoriuscita dalla violenza, lo capisco che è una cosa complicata, però tutta la vita, ora come ti senti? Lei mi ha detto, io adesso
ho una piccola produzione di borse fatta da donne fuoriuscite dalla violenza. Non sono più ricca, non sono più piena di eccetera eccetera, ma sono finalmente una persona, una donna libera. E quando ha detto quella cosa, uno ha pensato che alla fine il denaro non compra tutto. Allora, ti farei un'ultima domanda, poi invito anche dall'assemblea a pensare se avete qualche domanda, anche voi ragazzi, ragazze, insomma approfittatene dell'esperienza. Però poi ci possiamo fare un selfie? Cioè, io e lei e tutti voi dietro, possiamo? Perché è troppo bello da pubblicare. Allora, no, l'ultima domanda che ti facevo era questa, no? Noi abbiamo scelto questo claim impegnativo attraverso ferite, ma non per rimanere affossati dentro queste ferite, ma per attraversarle. Tu concludi il tuo libro dando, a partire dalla tua esperienza, dalla tua competenza, alcune chiavi, no? Per provare a combattere questa normalizzazione della violenza, quegli stereotipi, quei sistemi che a livello della nostra società e del nostro pensare ci sono ancora. Qualche pennellata, poi vi invito davvero a leggere il testo, su questo, quali strade, no, per uscire da questo vortice tu individui? Allora, io ho scritto questo libro che è una sorta di bignami, voi troverete la violenza psicologica, che cos'è, come riconoscerla e come uscirne, nel senso che per esempio una delle cose che noi pensiamo quasi sempre è che la violenza psicologica non sia reato, no, la violenza psicologica può rientrare dentro reato di maltrattamenti, di stalking e via discorrendo, anche di lesioni fisiche o perché anche le lesioni fisiche e psichiche sono lesioni. E poi parlo di, che ne so, revenge porn, anche se non si chiama revenge porn, quindi di diffusione di immagini intime senza il consenso della persona interessata, e spiego la procedura che si può fare per far rimuovere quelle immagini. Poi spiego la violenza economica, che cos'è, come riconoscerla e che cosa fare, il primo passo da fare per uscire dalla violenza economica, che lo dico qui, è cominciare a mettersi da parte dei soldini sotto il materasso e poi andare da sole in banca e aprire un proprio conto corrente, di nascosto. Poi spiego che cos'è la violenza sui luoghi di lavoro e per esempio quante donne a un colloquio ricevono la domanda: ma tu vuoi avere figli, ma sei sposata, ti vuoi sposare, ma sei fidanzata? E spiego come rispondere, cioè mentire spudoratamente. Sapete perché? Perché la legge vieta di fare qualsiasi tipo di domanda a sfondo personale, articolo 27 e 28 del codice delle pari opportunità e articolo 15 dello statuto dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi se tu mi fai una domanda che non mi dovevi fare, io ti mento, e se poi ti lamenti che ti ho mentito, io lo sapete che vi dico: ma tu quella domanda non me la potevi fare, vai da un giudice, vai a dire che io ti ho mentito su una domanda che per legge non mi potevi fare. Lo voglio vedere un datore, una datrice di lavoro che fanno un'azione in cui rivendicano il diritto di poter fare queste domande. E allora, questo per dire come si fa a attraversare una ferita. Prima di tutto bisogna curarla quella ferita. Ci sono ferite che richiedono tempo, come quelle ferite con quelle abrasioni che le devi, no? Fanno male, magari sono più superficiali, ma bruciano, le devi medicare di continuo. Ci sono ferite più profonde che richiedono ancora più tempo. Queste ferite vanno riconosciute, vanno curate, nessuno deve mettere fretta nella cura di queste ferite, ma soprattutto, e finisco, queste ferite vanno curate dalle persone che le subiscono. Attenzione a non sostituirci mai alla persona che sta attraversando la violenza. Noi possiamo stare accanto a quella persona, ma non dobbiamo essere al posto di quella persona. Non possiamo fare le eroine e gli eroi. Io ricevo ogni giorno mail di genitori, fratelli, sorelle, cugine, zie, amiche, amici che mi dicono: la mia amica sta subendo, eccetera eccetera. Dico sempre: non colpevolizzate la vittima, perché la vittima già si colpevolizza da sola. Non fatela sentire in colpa perché
non ha i vostri tempi, non immaginatevi che voi al posto suo sareste già scappate di casa, perché non lo potete sapere, non lo state vivendo voi, lo sta vivendo quella persona. E non forzate i suoi tempi, perché poi avremo una persona che in quel diciamo percorso di fuoriuscita potrà avere più e più ricadute. Quindi noi dobbiamo stare accanto, avere sempre una parola gentile, amorevole, di conforto e anche di empatia, no? Che vuol dire empatia? Cum pathos, cioè patire assieme. Questo è il modo per attraversare le ferite. Ieri, e chiudo, mi ha telefonato una donna e mi ha detto che sta subendo al lavoro un clima veramente di molestie, di mobbing ripetuto da parte di questo capo con cui lei ha avuto una relazione e poi l'ha interrotta, e da lì lei non ha più avuto una vita, non ha più lavorato, non ha più toccato palla. E lei continuava a dirmi, perché io ancora spero che le cose possano cambiare, cioè io l'ho ascoltata per più di un'ora e poi alla fine sapete cosa le ho detto? Le ho detto: cara, io penso che, questo è il mio punto di vista dopo 20 anni di esercizio di questa professione, io penso che tu non sia ancora pronta, un po' perché ti colpevolizzi e ti vergogni, un po' perché ancora nutri speranza che questa situazione possa cambiare. Quindi io ti dico, ora raccogli tutte le prove possibili, registra, appuntati ogni cosa che avviene e quando ti sentirai pronta sai che potrai telefonarmi a qualsiasi ora del giorno e della sera, il sabato e la domenica, e quando vorrai una parola di conforto o anche un sì, sei sulla strada giusta, sappi che io sono qui. Non l'avevo mai incontrata, non ha pagato una lira, perché noi abbiamo una cosa che si chiama clinica legale, cioè offriamo questo tipo di supporto gratuitamente fino a quando la persona non denuncia e poi subentra lo Stato con il gratuito patrocinio. Lo facciamo perché siamo avvocati e avvocate che esercitano una cosa che si chiama la loro funzione sociale. La nostra funzione sociale è rendere accessibile la giustizia e il diritto, e la barriera economica è la prima che non rende quel diritto accessibile, e quindi io faccio quello che posso, ci metto quello che posso, il mio tempo, il mio sapere, le mie energie, la mia umanità. Invito anche tutte voi e tutti voi nel vostro piccolino a fare la stessa cosa, che siate studenti, studentesse, medici, suore, preti. Io il primo lì, la copia zero, l'ho portata a Papa Francesco e gli ho detto: Sua Santità, io vorrei che questo libro venisse studiato nelle parrocchie, perché quando una donna va in confessionale, in confessionale e magari racconta di una violenza, non ci sia nessun parroco che dice vabbè su, è una cosa normale, perché già lo ascoltano dalle forze dell'ordine. E allora vorrei dei luoghi, perché le parrocchie sono dei luoghi di aggregazione, dove le suore, i parroci, le persone laiche che frequentano quella chiesa, quella parrocchia, fossero informate e dicessero: vieni, c'è una parola di conforto anche per te. Grazie. Grazie. Ecco. Invito davvero chi è qua davanti a fare, se ha qualche domanda, se no io poi vado avanti, ma là c'è. Voi non ve ne andate che dobbiamo fare il selfie, o la selfie, come si dice. Il selfie, vedi? Il. Okay. Ci fidiamo. Ma verticale o orizzontale? Verticale, perché poi lo mettiamo sui social. Ecco, grande.
Buongiorno, sono Alli. Volevo dare un contributo riguardo ai reati telematici come l'hackeramento del cellulare della fidanzata da parte dell'ex stalker. Io ho avuto anni, 8 anni, in cui il mio ex dichiarava e dimostrava di hackerarmi il cellulare, tant'è che da lasciati magari una volta stavo chattando con un tipo su Instagram dicendo sai che il mio ex è uno stronzo, e mi arriva in diretta l'SMS, che così saltava tutti i blocchi, dicendo non è vero, perciò ha dimostrato sempre di hackerarmi, geolocalizzarmi. Mi hai scritto tu, vero? Mi hai raccontato questa storia? No, siamo in tante probabilmente, però l'ha sempre dimostrato, e io e mia mamma, perché grazie a Dio mia mamma mi sostiene in ciò, perché 8 anni di tutto questo, e lui anche vicino di casa, è una cosa che ti piega. Beh, insomma, noi siamo state rimbalzate ben 2 volte dalla polizia postale. La prima volta con la scusa che prima avrei dovuto denunciare, poi dare il mio cellulare a periziare a un'azienda, che chiedono 1.500 euro per periziarti un cellulare. La seconda volta perché, ma avevamo già denunciato i carabinieri, perciò lo fanno loro. Perciò c'è sempre questo scaricabarile, e forse sto ottenendo degli avanzamenti sulla questione, forse, perché in anni di minacce ho potuto portare alla denuncia non solo mia mamma ma anche 10 testimoni. Allora forse si muovono, però c'è proprio un rimbalzo delle forze dell'ordine che ti trattano come un peso, come una cretina e come una sfigata, a fronte del fatto che lo sfigato è l'altro, perché uno che non ti lascia vivere dopo 8 anni è lui lo sfigato, non tu. Allora, noi... Sì, Alli, hai ragione su tutto. Noi però dobbiamo pure dire questo, che ogni anno le denunce per stalking e reati che avvengono online sono circa 650.000 e le risorse di polizia postale sono risibili. Quindi, torniamo lì, lo Stato deve assumere più personale, deve formarlo, deve dare loro gli strumenti, deve dare loro la formazione adatta perché non minimizzino quella cosa, perché se tu fossi stata poi vittima di un reato più grave, alla fine la responsabilità, sapete in capo a chi sarebbe stato? Al nostro Stato. E sapete chi l'ha detto? 5 volte la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, ha 5 volte condannato l'Italia perché avrebbe potuto evitare un femminicidio e non lo ha fatto, perché le forze dell'ordine non hanno indagato repentinamente, non hanno messo. Adesso ci sono i braccialetti, ma sapete che quando andate in questura, molte questure ti dicono non abbiamo i braccialetti, non ce li abbiamo, non ci sono arrivati, non ne abbiamo a sufficienza, non hanno nemmeno la benzina per talvolta presidiare il territorio con le auto. Quindi il tema è sempre quello, che anziché fare il DDL sicurezza aggiungendo altri 25 nuovi reati, di cui taluni sono i ragazzi che bloccano le strade perché noi dobbiamo andare ovviamente al lavoro, quindi le manifestazioni pacifiche, provate a dare gli strumenti affinché quelli che già esistono possano essere almeno rispettati e le persone che fanno denuncia possano ricevere la tutela che meritano, perché è inutile fare reati su reati su reati. Noi continuiamo a sentirci persone insicure perché manca la tutela, e non è che se c'è scritto che quella cosa è vietata su un pezzo di carta poi alla fine non avviene. Avviene, le denunce per stalking sono più di 150.000 all'anno, poi dopo vai a vedere il numero dei processi che arriva. Cioè, 4 anni è la media di un processo per stalking. Nel frattempo può succedere qualsiasi cosa. Non a caso il 77% delle vittime di femminicidio aveva denunciato prima dello stalking. E allora, potevamo prevenirlo quel femminicidio? Sì, ma ci volevano le risorse. Quindi io non mi sento di incolpare le forze dell'ordine tout court. Io mi sento di dare responsabilità alla politica tutta, perché attenzione, questo tema sono 20 anni che
ogni governo arriva e fa un decreto nuovo, il codice sicurezza e l'aggiornamento e mettiamo i nuovi reati, ma non cambia mai nulla. I numeri sono sempre più impietosi, quindi vuol dire che si tratta di non affrontare il tema da un punto di vista reale, con risorse congrue che devono andare dall'educazione sentimentale nelle scuole, non l'antigender, l'antistereotipo di genere, perché il gender è solo negli occhi di chi lo vede. I ragazzi non cambiano il loro genere perché hanno visto me a scuola dire che sono una persona non binaria, non sono così stupidi, sono persone, i nostri ragazzi sono più intelligenti, sono super intelligenti e sanno benissimo cosa fare della loro vita. E però nelle scuole dovremmo insegnare loro che non esiste che il maschio deve essere sempre forte, non piangere mai, la femmina non può studiare questo, non può studiare quell'altro. Sono tutti stereotipi di genere che limiteranno la loro vita e dobbiamo fornire alle forze dell'ordine la formazione adeguata affinché non facciano sentire più te, nessuna Alli di questo paese, una stupida perché sta denunciando la sua ingiustizia e sta denunciando quello che sta subendo nella sua vita. Allora, visto che ormai forse i succhi gastrici iniziano a farsi sentire, ragazzi, siete stati chiamati in causa, avete voi una domanda per Katy? Qualcuno di voi? No, avete assimilato tutto, sicuramente. Però vi è piaciuto? Leggere il suo libro? Bella Vez. Allora. Bella Vez. C'è un'ultima domanda. No, ma io gli devo chiedere questa cosa a loro. Ma voi dite solo bro o dite anche sì, sister? Solo bro. Aia, qua potremmo aprire. Amo. Ok, amo. Allora okay. Adesso lo dico anche alle mie consorelle, d'ora in poi amo invece sì, che sister. Sì, no, devi dire amio. Amo. Amio e ancora meglio. Amio? No, amo, no, amo. Cosa mi avete fatto dire? Oddio, domani. Allora, c'era un'ultimissima domanda, velocissima, ai 20 secondi. Buongiorno, io sono Fede, anch'io sono della popolazione giovane, ho 17 anni, faccio il liceo. Condivido moltissimo il discorso che hai fatto, anche no, su questa cosa. Pensano all'antigender, poi figurati, io sono una ragazza trans, e non pensano a cose serie, a cose reali. La mia domanda è questa: si parla tanto di femminicidi e si sentono persone, tra cui anche persone che hanno studiato psicologi, sociologi, chi ne ha più ne metta, che dicano il patriarcato è la risposta facile, guardate che le persone che hanno ucciso hanno dei problemi mentali, eccetera, eccetera, e quando in realtà secondo me non è così. Cioè, noi abbiamo una normalizzazione, c'è una cultura dello stupro, c'è un retaggio patriarcale che va avanti da secoli. Quindi la domanda che io faccio a te, viste le tue conoscenze, che cosa rispondi a queste persone in vista del fatto che non è un'ideologia, non c'è una propaganda, ma ci sono solo dati reali e concreti di donne che subiscono violenza e che vengono uccise? Allora, continuo a dire questo, che guardate, intanto io, quando mi rispondono così, io dico, mi sai spiegare che cos'è il patriarcato? Perché noi utilizziamo molto questa parola, però c'è il rischio che molte persone non conoscano esattamente il significato di patriarcato. Patriarcato è l'idea che qualcuno, nella stragrande maggioranza gli uomini, abbia il potere, ok, di decidere, e di decidere sulle carriere degli altri, sulla vita degli altri, sulla vita degli altri. E quindi sostanzialmente il patriarcato non è soltanto una cosa che vivono gli uomini, il patriarcato lo viviamo tutti e tutti, perché anche noi, molto spesso noi donne, accettiamo l'idea che una persona di genere maschile o di genere femminile possa determinare delle scelte sulla nostra vita. Quindi io dico sempre questo, che non bisogna mai chiudere la narrazione intorno a una persona che muore perché quella persona ha un raptus, qualcosa, perché sennò siamo al limite del delitto d'onore. Cioè, tu puoi
togliere la vita a qualcuno perché ti ha disonorato. Non è vero, dietro a la violenza, il femminicidio, c'è una struttura di potere per cui nella nostra mente noi pensiamo che la vita dell'altra persona è la nostra e quindi io gliela posso dare e togliere, ok? Questo oggi riguarda nella stragrande maggioranza dei casi gli uomini, ma non è detto che più avanti non riguarderà chiunque che penserà io la vita gliela posso dare e togliere, perché guardate, ci sono stati in cui questa cosa avviene e avviene. Immaginatevi nei paesi in cui, io quando ho letto che in Afghanistan le donne non possono nemmeno parlare e cantare per strada e parlare con altre persone, non possono nemmeno parlare, vuol dire non a un tono di voce alta, parlare per strada. Io mi sono sentita male, ho detto, ma chi nega il patriarcato come fa a negarlo? Ci sono interi paesi in cui una parte della popolazione non può andare a scuola, non può guidare l'auto, non può lavorare, e perché? Soltanto perché è donna. E questo che come si chiama? Una struttura patriarcale, cioè un patriarca, una serie di patriarchi, una serie di persone decidono sulla vita di altre persone e lo fanno semplicemente in base al loro genere. Quindi non solo il patriarcato esiste, ma bisogna raccontare alle persone che lo mettono in discussione che cos'è e quali effetti ha. Concludo dicendo, la scorsa settimana io sono andata ad Ascoli, all'Ascrum Festival, e a un certo punto ho fatto uno speech sul patriarcato, ho detto tutta colpa del patriarcato, ho spiegato gli effetti concreti del patriarcato nella storia. Sapete chi ha inventato il tergicristallo? Una donna, si chiamava Mary Anderson, e nessuno sa che una delle cose più utilizzate dall'umanità l'ha inventato una donna. Sapete perché? Perché quel brevetto gliel'ha rubato un uomo, perché quel brevetto non se l'è comprato nessuno quando lei l'ha andato a registrare, perché era una donna. Poi 17 anni dopo è arrivata a Cadillac e ci ha fatto miliardi di dollari con quel brevetto. Sapete chi ha inventato la lavatrice, la lavasciuga, come si chiama? Questo non poteva essere certo un uomo. Sì, però attenzione, l'hanno inventato perché no, spettava a loro. No, appunto dico. Però alla fine l'hanno inventato a beneficio, appannaggio di tutti. La sedia a rotelle, o chi ha dipinto tra i quadri più belli, pensate alla storia di Artemisia Gentileschi, noi conosciamo i quadri di Artemisia Gentileschi depauperati dal padre, non sappiamo che esistono migliaia di quadri che noi guardiamo nei musei che in realtà sono stati dipinti da donne e però venivano firmati da uomini. Perché? Perché le donne non potevano nemmeno firmare libri scritti da donne che venivano poi firmati da uomini, e così via discorrendo. Quindi noi abbiamo il dovere di, anche attraverso la figura di Maria Maddalena, noi abbiamo il dovere di ristabilire anche una giustizia nella storia, raccontare che le donne hanno fatto la storia dell'umanità tanto quanto gli uomini. Grazie. Grazie a Katie Latorre. Non è normale, se è violenza non è amore, è reato, che potete trovare o ai banchi delle librerie oppure anche poi nelle altre librerie della città. Grazie, grazie. Aspettate davvero. Il selfie. Allora aspetta che prima devo fare i saluti e i ringraziamenti di rito. Grazie a voi della partecipazione. Vi ricordo ancora che per permettere la gratuità di questi eventi è gradito l'aiuto di tutti e di tutte, quindi se potete fermate i ragazzi e le ragazze con le maglie arancioni per fare la vostra donazione. Vi ricordo che il festival va avanti, il prossimo evento sarà alle 2 in Cappella Farnese, Teologia delle differenze, in questo caso saranno quelle culturali e religiose, perché differenze sono tante. Grazie ancora e buona continuazione, facciamo il selfie.